Okay. Siamo in compagnia di Giuseppe De Rosa. Allora, Peppe De Rosa, vabbè. Questa serata con Fausto Leale, ecco, un suo giudizio. Allora, secondo me è il volto bianco con la voce nera ancora per eccellenza, perché è qualcosa di eccezionale. L'avete ascoltato, l'avete sentito. Una forza della natura, un grande soul man, veramente, forte, fortissimo. Che cosa si prova, ecco, a portare in Acquisizione a jazz? Un pezzo di Sanremo, un pezzo importante di Sanremo. Un pezzo importante della musica italiana, se non internazionale, perché Fausto Leali, secondo me, è quello che ha troncato delle cose di Sanremo, che facevano solo musica leggera, e lui con questa voce nera ha portato un entusiasmo diverso, ecco. Voi, se avete ascoltato il concerto stasera, vi siete reso conto che la gente era entusiasta. Cioè, io forse l'anno prossimo lo rifaccio, perché è stato veramente... Cioè, mi è rimasto l'amaro in bocca, è come un buon caffè, ne vuoi subito un altro. Ecco, Castellammare con le sue problematiche, raccontare una pagina bella di Castellammare con questo grande artista, ecco, che cosa si prova? Ma dobbiamo smettere con le problematiche. Secondo il mio punto di vista, se abbiamo il coraggio di fare delle cose e abbiamo fiducia nei nostri mezzi, perché noi non siamo secondi a nessuno, Castellammare è qualcosa di eccezionale. Per me qualcosa di stupendo Castellammare è. Ultima domanda, la prossima sfida d'agosto? Da questo abbiamo Peppino Di Capri, però prima di Peppino Di Capri ci sta un grandissimo concerto con Fiorenza Calogero il 24, e poi abbiamo uno dei più grandi chitarristi jazz del Brasile, che si chiama Irio De Paolo, il 25, quindi staremo qui a stupirvi ancora. Dovete venire a Acquisizione Jazz allora. Sì, il Acquisizione Jazz è l'unica, e spero che ce ne siano tante altre, come vado dicendo da un po' di tempo a questa parte. Le realtà di Castellammare sono nelle mani degli imprenditori. I politici dovrebbero dare un po' più fiducia agli imprenditori. Grazie.